Cambiamo pagina con il Salone del Mobile in corso a Milano. La città è invasa da giovani studenti stranieri, incuriositi dalle tante iniziative del Fuorisalone. Ce ne parla Alfredo D'Amato. Sono Gabriella e vengo dall'Ecuador. Lui è Juan, dal Venezuela. Ali è del Libano come Lea. Studiamo design e questa per noi a Milano è la settimana più importante dell'anno perché c'è il Salone del Mobile. Salone del Mobile a Milano. Nell'arco di una sola settimana puoi trovare a Milano i più grandi talenti del design mondiale e ammirare le loro migliori opere. Vai in scena al Fuorisalone e Milano cambia faccia. Come un'immagine riflessa in uno specchio magico, l'evento mondiale restituisce agli occhi dei milanesi un'altra città, cosmopolita, viva, giovane, moderna e poliglotta. Ci sono vie di solito battute pochissimo, soprattutto a piedi, che si riempiono di persone, di look straravaganti, di belle facce giovani, di sguardi curiosi, di parole straniere. Se poi alla sera vai a un party, puoi ammirare delle bellissime opere e gustare un ottimo cocktail. Andare a un party diventa come andare a scuola. Il Salone del Mobile per noi è molto importante. È bello anche perché così si conosce la città attraverso i suoi eventi. Continuiamo a seguire questi giovani studenti stranieri per le vie del Fuorisalone, in un'altra Milano, dove la periferia della città si scopre centro del mondo. Sono di Maracaibo, Venezuela. Per me il Salone del Mobile è un sogno. Sono venuta qua in Italia un anno fa per studiare design alla Scuola Politecnica di Design. Per me il Salone del Mobile è la conferma che ho preso la decisione giusta. E siamo allo sport dalle prove libere.